E comunque puriscena incredibile per colpa di questo uomo. Non è vero, non è colpa mia. Mister Cobuzzi, ci troviamo in quel di Bormio oggi che fa un caldo bestia perché ci siamo iscritti alla gara di downhill di Coppa Italia, l'ultima tappa. È sua, perché mi ha sfidato il tempo. E pagherà da cena. Quindi devo anche impegnarmi a vincere, quindi sapete che difficoltà. Ho trovato un nuovo amico, la Daisy, incredibile. Aspetta. Sto litigando con la bici. Ah. Dunque, eccoci qui nella zona d'arrivo. Abbiamo dei salti, raga. War ride, drop, incredibile. La mia prima gara di DH della vita. Oh, spero sento qualcosa perché c'è un vento incredibile. Io sinceramente non penso di andare forte in DH, però cercheremo di dare il massimissimo. La sfida è con Cobuzzi, però, perché mi gioco una cena e Cobuzzi, tra l'altro, avete visto, mangia parecchio. Grazie. Allora, sono arrivati il Cobuzzi e la Daisy che oggi ci fa da guida in questo primo giro di prove. Guarda, devo fare la prova. Ah, Madonna, ho sbagliato il rapporto, raga. Ah, questa è una shark. Sì, ma se la prendo full sand lì sparo via. Abbiamo perso il Cobuzzi. Ma cosa sono sti salti, oh? Beh, per adesso è divertente. Però sti salti qui così non li vorrei fare. Vai, Cobuzzi. Vado io. In the lead. Vediamo un po' se ho delle speranze con questa cena oppure no. È uguale a Kamloops, man, è tutto spaccato, tutto secco. No, scusa, sbagliato strada. Oddio, ah sì, è vero, c'è dentro la Daisy, la stiamo riempiendo di polvere. Oddio, qua c'è del rotto per davvero, mica per finta. I boccioni. Ah, minchia, passaggio interno, bro. Com'è? Un dato di sabbia. Stavo giocando, mi ero dimenticato che eri dietro. Oh, Rodeb, lo becco. Oddio, curva rottissima. Ah sì, qua c'è il passerellone. Che paura, mico. Domenica piove, raga. Ah, che sbatti, guarda che piattone. Scendiamo in footplant, aspetta. Ah, ok, si taglia di qua e via. Ah. E taglia il traguardo. Incredibile. Dunque, feedback dopo questa prima discesa, bene, bene. Bella, bella asciutta. Ricordo la terra di Kamloops, quindi siamo pronti. Cobuzzi, 30 secondi prenderà da me, benissimo, ci sono un sacco di salti, anche se non li ho ancora fatti perché c'è un vento da Madonna in cima. La Daisy ci dice che i salti non li fa. Molto male. E niente, detto ciò, torniamo su per un altro giro. Allora, siamo sul percorso con Cobuzzi, stiamo analizzando le prime feature, vediamo qua questo doppietto. Attenzione, hai visto l'anticipo? Quindi qua non si gheppa, questo non si gheppa, no. Però là c'è una shark fin con landing in shark fin. E lì è tosta, perché se la doppi atterri fuori pista. Quindi dobbiamo un attimo capire la linea. Arena Benedetta, alto e basso. Mi spieghi cos'è che ti fa una... non ho capito. Ma così. No. Vabbè. Andiamo a esplorare i salti che Cobuzzi non piacciono per niente. Tipo questo qui che fa cagare e questa qui che è inutile. Allora, la Daisy adesso farà il road gap dietro a me. C'è paura. No, non c'era il vento lì. Let's get it! Siamo attivi a leash. C'è il road gap che fa schifo. Madonna, qua è pericolosissimo. Passewella con drop finale. Hanno già crashato? Ma no! Ma dove? C'è nessuno? E vediamo il Pennati che è qui che ferma la gente così, per sport. No, fermi, per dare fastidio. La gara, sospesa, basta. Mo mi tocca tornare fino a sulla cima per fare sto drop. Orco dietro che secca di merda. Scappa, bastardo! Cane, dovevi scheppare! C'era un momento morto, ci siamo messi a fare tiro con l'arco. Guarda qua. Ma dove è andata? Eh? Vai Rachel, solida. Solida. Vai Rachel! Vabbè, ma perché mi racconti tutte queste cose mi sono distratta. Stronza! Ma sei maledetto! Agli H si fanno i briefing, sono delle cose veramente serie. C'è anche di sport che segue. È stato duro lo sveglio, eh. Guarda, mi sono già protezionato. Guarda, fa un freddo becco. Guardalo qua, com'è? Sei tutto caldo. Allora, ho visto dalla cabina che le condizioni di oggi sembrano proprio prime, perché
Ha fatto un po' di pioggia, ieri era secco come il deserto, quindi adesso andiamo a fare il primo giro di prova e vedere com'è la situation. 100 metri per arrivare qua alla partenza, abbiamo già visto condizioni motocrossistiche molto favorevoli per il nostro acquarito. Tutta questa terra che si attacca alle gomme, va, che casino. Mi si è già sporcata la bici, io il prossimo giro non lo faccio. Ella! Allora, qua c'è la montagna in cielo sull'erbetta. Into step down, race it, drop it. Oh, motocrosso! No, le pozze no! Le pozze non mi piacciono! No, un'altra pozza no! Che brutta roba! Mi si sporca la... Oh, attenzione al rotto qua, che oggi è viscido! Questo è il rischi forte oggi! Ah. Ok, oggi intenso lì! Oddio, qua è successo un casino! Ah! Madonna, si è rotto lì! No, un disagio l'arrivo! L'arrivo è un disagio forte! C'è un po' di terra mossa, ci siamo sporcati un pochino, ma benissimo, divertente. Cobuzzi è felice? Divertente, ho fatto road gap. Situazione dopo la prima discesa di questa mattina, molto bene, la pista è bella veloce, non c'è più polvere come ieri, si sono eliminati un po' di sassi, quindi top. Ci sono un paio di punti un attimo da rivedere, tipo sassoni nel bosco e il wall ride, perché adesso sono arrivato giù, volevo fare come facevo ieri, saltare via tutto, ma pochi metri prima di sgheppare ho sentito proprio delle chiazze di terra molle, perché è stato costruito quell'altro ieri, quindi è proprio una scitta qua. E allora adesso il prossimo giro ci proviamo a vedere questi due punti importantissimi, cruciali, perché ho perso veramente tanto tempo. Qui abbiamo sto sassolone marcellone in mezzo alle balle. E ieri passavamo a destra, però rallenti troppo. Quindi, adesso il quarito ci fa vedere la linea che deve essere tutta alta. Giù dai sassi, qua anticipo sulla sinistra e poi bra. Vediamo di farlo giusto poi in ramper. Ale, occhio anteriore! Colpo di scena! Allora, dobbiamo fare linea tutta esterna, a destra. Così che riusciamo a anticipare e poi droppar giù qua, via. Ok, vediamo, il nostro eroe Quarito dalla provincia di Varese sta andando su per affrontare il drop della morte. Quarito full pedal, full pedal to the mat. Ammortizza bene con le gambe, perché sennò la bici mi sa che ti saluta. È partito, è il toro loco. Buttalo, buttalo. Sì. Rotto tutto. Andiamo a vedere il wall ride, che è la cosa più extreme del giorno. Analizziamo da vicino questa terra incredibile messa qua l'altro ieri, che non poteva mai essere dura perché è impossibile. Eccola la linea giusta, qui il terreno sembra solido, qui no, qui non è solido. Dopo il secondo giro abbiamo visto tutti i punti critici e siamo messi molto molto bene. Adesso facciamo un altro giro giusto per settare questi due punticini e poi si va ad attendere la qualifica alle 14, ci sono un po' di ore in mezzo, approfitteremo per fare un giro in bagno. Comunque, se non mi seguite su Instagram, vi consiglio di andare ad aggiungermi, perché lì vedete tutti i retroscena e vedete anche qualcosa in anticipo, tipo il sondaggio su chi vincerà tra me e Cobuzzi. Qui la situazione è tutta gestita da Bucky, che è incredibile, con personaggi con in mano paragraffette. Watung! Sparano! E quindi dove partiranno i nostri eroi? Vediamo! 18 e 30, Caversasi Diego, vai più vicino. Eccolo! Cobuzzo 23, Diaferia 24. Quindi parto prima io sarò il tempo di riferimento per Cobuzzo, incredibile. Abbiamo fatto finalmente un giro top to bottom senza fermarci. Io dietro a Quarito. E ragazzi, posso dirvi che la sfida è tesa. Siamo attaccati, eh. Iniziate a scrivere sotto nei commenti chi vincerà in questo gran finale. Posso dirvi che nel primo pezzo Quarito mi frenava, ma nel secondo facevo fatica. Sarà la gomma, sarà il setup, sarà che il Quarito è settato giù per terra. Esatto, anche secondo me. Quindi adesso abbiamo 3 ore di pausa e poi c'è il momento della verità. Quality time. Ok. Oh, guarda che bel sole che c'è adesso. Senti che tepore per questa qualifica. Siamo pronti. Quarito! Devo andare in bagno, arrivo, eh. È il momento pipì con vista, raga. Guardate che roba. Incredibile. Pronti? Allora, Quarito. Auguri e buon gas. Salti. Ci giochiamo una cena qua, eh? Ma una cena di quelle tipo ristorante di lusso stellato. Sì, però non troppo. Tipo da 1.000 euro a testa. Oh, ah no, ah, scusa, avevo capito male. Con i beep lì come funziona? A meno 5 diventa verde, potete partire. Ah, quindi puoi partire nei 5 secondi, ok. Più 5. Meno 5, va bene. Cocan, è stato l'uragano. Ma proprio adesso che dobbiamo partire noi, ma che sfortuna. Non c'è una bandiera per capire. No, l'hanno tolta apposta, sai come funziona? Come nello slopestyle, quando c'è vento tolgono le bandiere così non c'è più. Ah. Parliamoci chiaro, da quanto vai forte da 1 a 10? Perché io non è che sono forte. 10 provo. Oh, sta per partire quello prima di me, aiuto. Let's go. Partito 401, 396. Osti, mancano 5 secondi, che 10 paura. 10 secondi, quando vuoi. Aspetta un attimo. Cioè, andiamo. Speriamo di non snappare la catena qua. Allè, sei partì. Vediamo di fare tutto quello stamattina. Così, questa l'ho già sbagliata, vada via il culo. Vabbè,
andiamo di qua. Rompa tutto. Staccatona. Sono usciti i sassi di ieri, porca miseria, non c'erano stamattina. Era molto più bella. Ma non possiamo chillare adesso. Purtroppo dobbiamo andare forte, forte, forte. Schiaccia, schiaffa giù. Lungo, lungo, lungo. Occhio qua, è brutta. Tocca anche a pedalare, raga. No, sbagliata. No, anche questa. Sono già stanco. Porca miseria. Devo oscillare un attimo. Porco due, quasi lungo. Ho cotto già. Partito troppo forte. Osti, controvento pieno. Devo far cagate. Ok. Ah, sono cotto. Primo tratto brutto. Occhio qua. Non ho mai fatto una linea qua, raga. Ah, sbagliata. No. Ok, qua, occhio. Non sta sua destra. Sua destra qui. Ok. Giù qua a sinistra. Ok, droppiamo il sasso. Vale. Un piedino. Arrivo, Johnny. Arrivo. Ok, occhio qua, che non ci vuole stamattina. Arrivo, 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 arrivo! Ci sono! Ci sono! Ti supero qua! Ti supero qua! Let's go! Ok, andiamo con i tagli. La taglia dritto, si è rotta tutta lì. Cambiata completamente tutta a destra qua su. Osti, che busi. Uscito lento. Occhio alle rocce, tutta a destra. Rogue. Ok, tagliata, andiamo. Cotto. Yes, vai. Yes. E chiude in 4:40 2:32 il primo degli uomini amatori, mentre dietro di lui c'è già cade. Facciamo un applauso, poverino Diego Caversasi. Attenzione, speriamo che Diego non si sia fatto niente. Ho superato il tipo davanti a me nel secondo tratto di strada, gli ho dato, pedalato. Poverino, lui è morto sul salto, lui è morto. Allora, dopo la caduta c'è stata l'interruzione, il prossimo ad arrivare è proprio Cobuzzo. Tagliate gas, pedale. Allora, com'è andato? Morto. Com'è andato lungo dove hai fatto te il lungo? Ah, ecco perché. Ero senza fiatoli. Peccato, non ho visto il tuo tempo. Io ho fatto 4-7. Com'è andata questa? Dunque, dopo un meeting incredibile sotto la pioggia, in cui il direttore di gara probabilmente non ha visto il meteo giusto,
perché sostiene che domani fino a 12:30 è bello, mentre il meteo che vedete qua sulla destra è quello di domani, che da pioggia dalle 9 quando inizierebbe la gara fino alla 1 del pomeriggio. Piove tutta la notte. Esatto, quindi non si è ben capito cosa c'è domani. Dunque, dopo un risveglio alle 7 del mattino, con un Kobuzi tutto pronto a girare, ero pronto anch'io, mi sono già cambiato. Arriviamo qua, coda incredibile di gente pronta a sedere sull'impianto. Alcuni già saliti che stanno scendendo adesso, arriva l'organizzatore e ci fa: raga, annullata, poi dopo piove. Ma va, cioè, guarda che cielo che c'è. C'era anche il vento a 70 km orari, dicevo. Vabbè, e quindi così finisce che Kobuzi ci paga la cena. Tradito dal boschetto. Sì, tutti invitati. No, nessuno. Nessuno. Kobuzi con una medaglia bellissima. Chi hai, perché ha vinto la categoria delle chiavi. Pesi massimi. Over 100. Un secondo a monopiazza, ma essendo che non c'è scritto il numero, gli dirò che ho vinto io. No. Tanti cari saluti. Arrivederci. Awesome. Comunque io non volevo scrivere perché non ce lo sbatti, ma adesso mi ha costretto a fare la visita medica. L'anno prossimo ha detto Diego Caversasi che farà tutte le gare di Coppa Italia. Dico cazzo.